dobro večer, dobrodošli na tem sestanku. To je tretji sestanek, ki ga gibanje predstavlja po Tržaški občini, to v predvolilnem trenutku. In vam bo gospod Barovelj lepo razložil, kako se bomo mi obnašali, mislim, v odnosu do volitev samih. No, dobrodošli in predajem besedo Pavlju. Hvala, veste za razumenstvo, veste, kom da govorim, pa dobro, tako bomo vajti na terenščini, pa se bomo razumeli. Ne? Allora, questa è una delle riunioni, questa è una delle riunioni che abbiamo organizzato, per spiegare la scelta elettorale di queste elezioni nostre. È una scelta elettorale completamente alternativa alle elezioni stesse. Non è una cosa semplice da spiegare. Il problema è molto semplice, in realtà, alla base. Ci troviamo di fronte ad elezioni illegittime. Illegittime non perché a Trieste e a Muggia non serve una amministrazione comunale, ma perché questi organismi devono essere eletti nel territorio di Trieste secondo le leggi elettorali del territorio libero di Trieste, che sono quelle stabilite dallo statuto speciale del territorio libero, dello statuto permanente del territorio libero di Trieste, che è in vigore già nell'attuale regime provvisorio per tutte le norme compatibili. Le norme elettorali sono compatibili anche con il regime provvisorio. Voi sapete che il territorio libero di Trieste adesso è in amministrazione civile provvisoria del governo italiano, e queste norme elettorali dicono intanto che gli organi amministrativi sono organi del territorio libero di Trieste e non dello Stato italiano, non della Repubblica italiana, che il sistema elettorale poi deve essere quello proporzionale e non il sistema maggioritario dell'apparato delle leggi elettorali italiane. Sistema proporzionale significa una giusta rappresentanza per tutti e non il metodo arbitrario per cui un partito col 20% va a governare, ebbene, e indipendentemente anche dal numero delle astensioni e dalla percentuale limitatissima rispetto a quello che è il corpo elettorale. Gli organi che si vanno a eleggere col sistema elettorale italiano sono quindi illegittimi. Lo sono stati da quando l'amministrazione italiana ha cominciato ad applicarli. Tutte le loro decisioni sono perciò impugnabili. Ma al di là di questo c'è un altro problema. Voi avete visto lo sconcio delle liste elettorali che vengono presentate e dei politici inetti, incompetenti, spesse volte corrotti, che ci vengono presentati come scelta. Ora, la questione è molto semplice. Se voi avete fame e vi offrono 5 piatti vuoti di diverso colore, non è che scegliete uno di questi piatti, li tirate dietro. Noi non siamo obbligati a fare questa scelta. La semplice astensione, cioè non andare a votare, che è la scelta che sta facendo già il 50-60% della popolazione, è ben a ragione. Non è sufficiente perché astenersi significa lasciare comunque che quelli che prendono i voti, anche se ne basterebbero tre, ecco, praticamente, no? Quelli che prendono comunque la maggioranza dei voti che restano vanno al potere, vengono eletti in una percentuale di maggioranza e di opposizione. Bisogna allora trovare un sistema che sia efficace, che equivalga all'astensione, cioè che includa e esprima la non partecipazione al voto, il rifiuto dell'intero sistema, cioè sia della simulazione di sovranità italiana, quindi delle leggi elettorali italiane, sia della marmaglia di aspiranti amministratori che ci presentano, con qualche singola eccezione, sono anche delle persone per bene, ma non è naturalmente sufficiente,
e che insieme al rifiuto del sistema però abbia anche un effetto per eliminarlo. Il sistema c'è, il metodo c'è ed è fatto di due strumenti congegnati assieme. Uno è la dichiarazione di astensione motivata, depositata al seggio elettorale. Cosa succede? Invece di astenermi e restare a casa, vado al seggio elettorale col documento, annotano la mia presenza e quando mi consegnano la scheda la rifiuto e al posto della scheda chiedo che venga verbalizzata la motivazione della mia astensione, che è già formulata su un modulo predisposto che dice che sono cittadino, cittadina per le signore, del territorio libero di Trieste, quindi disconosco queste elezioni, ne disconosco sia la convocazione che il risultato, e chiedo le elezioni legittime del territorio libero di Trieste e con atto separato chiederò per questo motivo il commissariamento degli enti, in questo caso i comuni di Trieste e di Muggia, che vanno in elezioni. Deposito questa dichiarazione, ho una copia, il presidente di seggio me la deve timbrare e firmare e la tengo e la riporto indietro. Ora, con queste, quindi l'astensione non è più un atto di rifiuto non motivato, è un atto di rifiuto motivato con tutta una serie di motivazioni giuridiche perfettamente espresse. Questa copia noi la prendiamo, naturalmente all'elettore resta una copia, la si porta giù al movimento e viene depositata poi al commissario del governo, poi spiegherò perché, a Trieste, assieme ad una domanda che si compila lì, il movimento si porta lì già compilata, di commissariamento dei due enti, Comune di Muggia e Comune di Trieste, perché le amministrazioni che vengono comunque elette sono illegittime, tutti i loro atti sono illegittimi e si chiede quindi il commissario, cioè la nomina di un commissario speciale che amministri l'un comune e l'altro, due commissari, in pratica sino alle elezioni legittime. Questo atto, a differenza dall'astensione semplice, rimanere a casa e non dire niente e non fa niente, ha un valore giuridico, perché il cittadino del territorio libero di Trieste utilizza il suo diritto di cittadinanza e di voto per delle richieste precise, giuridicamente motivate, che devono avere una risposta. Se la risposta non arriva, naturalmente, queste richieste si trasformano in un'istanza internazionale che viene comunicata e alle Nazioni Unite e ai due governi amministratori principali originari del territorio libero di Trieste, governo degli Stati Uniti e governo del Regno Unito, dai quali l'Italia ha avuto l'amministrazione come submandato, come una specie di subappalto, no? Per cui deve fare relazione al governo degli Stati Uniti come 10 anni, tra l'altro anche se non lo dice, no? E in quel caso, se non rispondono, appunto, questa azione viene trasformata in azione internazionale rivolta a loro con richiesta di intervento in questo senso sul governo amministratore provvisorio. Quindi non ci limitiamo a rifiutare il sistema elettorale non presentandosi al seggio, ma compiamo un atto giuridico che poi ha i suoi effetti. E la differenza è gigantesca. La differenza è gigantesca perché con la dichiarazione di non voto attivo noi ci dichiariamo ufficialmente di fronte all'autorità amministrativa italiana cittadini del territorio libero di Trieste, quindi rivendichiamo anche la cittadinanza. Ora spiego perché è il commissario del governo a Trieste. Come vi dicevo, lo status giuridico del territorio libero di Trieste è sempre ancora quello dell'attuale territorio libero di Trieste, perché la questione della zona B è chiusa dal 1992 proprio con 6 risoluzioni delle Nazioni Unite, 3 del Consiglio di Sicurezza e 3 dell'Assemblea. L'attuale territorio libero di Trieste ha sempre lo status giuridico di piccolo Stato europeo indipendente in amministrazione civile provvisoria
del governo italiano. Il governo italiano, come sapete, sta abusando di questo mandato perché simula la sovranità dello Stato italiano, che non esiste. Questa non è una simulazione puramente formale, perché ci costa la vita, ci costa il lavoro, ci impongono le leggi italiane, ci impongono il doppio della tassazione che avremo come territorio libero di Trieste, rapinano le nostre risorse economiche, hanno cominciato con i cantieri tanti anni fa e hanno continuato, adesso si è visto l'exit, stanno strangolando il portafranco internazionale, no? Quindi non è una questione nominale, tutta la questione del territorio libero di Trieste, guardate, non è una questione ideologica, non è una questione di parte politica, è una questione di diritti economici e civili che valgono per tutti, anche per quelli che sono contrari. Noi stiamo combattendo anche per quelli che sono contrari, perché i risultati poi li incasseranno materialmente anche loro. Noi stiamo parlando di diritti di lavoro e di diritti di vita concreti. Ora, il governo italiano viola il mandato. Ed è bene anche sapere e capire che la nostra battaglia non è una battaglia che destabilizza confini di Stato e altri. Noi non stiamo neanche facendo una battaglia contro l'Italia come Stato. Noi siamo uno Stato e non siamo nemmeno indipendentisti, siamo già indipendenti. Noi siamo già un piccolo Stato indipendente, il cui amministratore civile provvisorio sta abusando del mandato. Il nostro problema quindi è costringere l'amministratore a comportarsi secondo il mandato, ad essere sostituito con un altro amministratore, attivando poi il resto della procedura di attivazione del territorio libero di Trieste, che prevede il governatore, in regina provvisoria a due fasi, una è quella del governo amministratore provvisorio, l'altra è quella del governatore, no? E che prevede il governatore l'attivazione e poi l'elezione dell'assemblea, che è il Parlamento del territorio libero di Trieste e di tutti i suoi organi, no? Quindi il nostro problema è costringere il governo amministratore a comportarsi bene, scusate se ripeto, o ad andarsene per essere sostituito provvisoriamente dal governo di un altro paese, che potrebbe essere la Svizzera o l'Austria, con nomina successiva del governatore che innesca poi tutta la procedura di piena realizzazione dei diritti. Il governo amministratore italiano ci amministra attraverso un commissario del governo, non amministra direttamente. Questo commissario del governo ha avuto due forme storiche. La prima era quella di un commissario generale, nominato nel 1954, quando l'Italia ha ricevuto l'amministrazione civile provvisoria, e sostituito nel 1900 e con legge del 1963, in pratica attuata nel 1964, dall'attuale commissario del governo nella regione Friuli Venezia Giulia. Spiegherò adesso un attimo anche cosa significa questo, entro che limiti funziona. In pratica i poteri di amministrazione civile provvisoria del governo italiano, che sono poteri normativi, cioè legislativi e amministrativi, vengono gestiti dal commissario. Per questo motivo noi rivolgiamo le nostre domande, le nostre richieste al commissario del governo, perché è il soggetto responsabile, con la richiesta di trasmetterle al governo amministratore. Molti si sono lamentati del fatto che il commissario non risponda. Abbiamo già 2000 circa istanze di vario genere dal commissario. Il fatto che non risponda non è una sconfitta, è una vittoria, perché significa che non può rispondersi, che sono infondate. Avessimo fatto la stessa cosa 20 anni fa, ci avrebbero scritto che le avrebbero respinte, eccetera. Non le respingono, non possono dire che sono informate, stanno zitti in attesa di cavarsela in qualche modo, di vedere cosa succede. Cosa succede dove? A livello internazionale. Perché la questione del territorio libero di Trieste, cioè della piena attuazione dei diritti, costringendo il governo amministratore a attuarli oppure a ritirarsi, non si decide a Trieste. Cioè, naturalmente si decide su input a Trieste, su iniziativa di Trieste, che è l'iniziativa del movimento, ed è bene che abbia il maggior sostegno possibile dalla popolazione. Ma si decide in seno alle Nazioni Unite,
e con l'appoggio di due governi in particolare, che sono i governi che hanno ricevuto l'amministrazione diretta in attuazione del trattato di pace, che sono i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito. In concreto si decide in particolare a Washington la cosa. Alcuni ci dicono quindi non bisogna spaventarsi del fatto che il governo italiano non risponde, anzi, voi avete visto che anche alle manifestazioni ci contestano sui cartelli di confine del territorio libero di Trieste, ci contestano i supporti, non ci contestano quello che sta scritto sul cartello, perché non possono farlo. Allora, stanno ancora facendo qualche resistenza sporadica, quelli che possono sembrare gravi, abusi, eccetera, sono piccole resistenze sporadiche e disordinate che stanno mettendo in atto. In realtà loro sanno benissimo che abbiamo ragione. Questo lo sanno anche i funzionari, la maggior parte dei funzionari italiani a Trieste. In Camera Caritati sa che te lo dicono, ma ufficialmente non possono. Allora aspettano quello che dice il governo. Il governo però non dà loro istruzioni, perché ha grosse difficoltà a tirarsi indietro. Aspetta di vedere quello che succede a livello internazionale. A livello internazionale noi siamo attivi, abbiamo attivato la rappresentanza internazionale provvisoria e stiamo facendo un'operazione appunto di aggiramento di quella che è la resistenza locale. Resistenza locale che in realtà non è nemmeno dei funzionari italiani. Quelli devono fare quello che dice il governo. Il problema grosso è la lobby locale che vive di nazionalismo, che vive nel sistema di potere instaurato dalla simulazione della sovranità italiana e ci guadagna, lucra, cioè praticamente una banda di sciacalli, di parassiti che non vuole mollare l'osso. Noi ci siamo accorti, per esempio, quando il deputato Prodi ha presentato quell'interrogazione che poi abbiamo scritto assieme sul territorio libero di Trieste, la risposta assurda che ha dato il Ministero, non l'hanno scritta al Ministero degli Esteri, veniva da Trieste, questo gliel'ha confessato il funzionario che l'ha registrata prima. Quindi la struttura reale del problema è questa. Le risposte, quindi tornando sull'argomento centrale, le mancate risposte del commissario del governo sono un segno positivo, non negativo, politico, giuridico e amministrativo, e tutte le istanze, le richieste che noi presentiamo non è che muoiono là, si stanno accumulando e stanno facendo massa critica. Perché in qualsiasi momento noi possiamo prendere quelle richieste e farne un reclamo internazionale alle Nazioni Unite, dove abbiamo in corso il procedimento di accreditamento della rappresentanza internazionale provvisoria, e ai due governi amministrativi principali, Stati Uniti e Regno Unito. L'azione quindi può non avere un risultato immediato, ma va fatta, perché dopo noi la portiamo avanti, no? Cioè, per questo molti atti possono sembrare che facciamo, può sembrare che vadano a vuoto, ma vanno fatti a vuoto. Stiamo accumulando semplicemente tutto il capitale di richiesta di esecuzione dei diritti nostri che poi valorizziamo in sede internazionale. La rappresentanza internazionale provvisoria, tra le firme raccolte direttamente e le firme delegate, che sono quelle che il Movimento Trieste Libera ha già raccolto e ha delegato di rappresentare appunto la rappresentanza internazionale, ha già oltre 20.000 deleghe, dirette e indirette. 20.000 deleghe significa la più grossa organizzazione politica di Trieste, che sta crescendo, non solo. Tra queste deleghe ci sono anche le deleghe, e hanno diritto di lasciarle, di cittadini di altri paesi che rappresentano i diritti dei loro paesi. Quindi, e quelli sono fuori giurisdizione del governo italiano amministratore. Quelle firme dimostrano che vengono lesi anche i diritti di altri stati. Questa cosa è come una partita a scacchi, la stiamo giocando e abbiamo in questa fase un buon vantaggio. Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare queste elezioni con questo sistema della dichiarazione di astensione motivata, la chiamavamo un voto attivo, ma era più difficile da spiegare,
è più semplice dire che una dichiarazione di astensione motivata depositata al seggio, aggiungendovi la richiesta di commissariamento. Il commissario che noi chiediamo venga nominato per amministrare il comune di Trieste di Muggia non deve essere un commissario nominato con i poteri dello Stato italiano, ma con i poteri di amministrazione civile provvisoria del governo italiano, amministrati dal commissario del governo. Quindi si tratta di una prima realizzazione della corretta amministrazione anche delle organizzazioni, anche delle amministrazioni comunali. Quando diciamo questo, dobbiamo tenere presente che con la legge che ha istituito la Regione Friuli Venezia Giulia nel 1963, i poteri del commissario del governo sono stati passati principalmente al commissario della Regione e in subordine per alcune attribuzioni alla Regione e al prefetto. Cosa significa questo? Significa che il commissario del governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia e il prefetto a Trieste hanno funzioni a Trieste diverse da quelle che hanno nella Regione. Cioè, il commissario del governo nella Regione si occupa di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, ma a Trieste agisce come amministratore, come esercente, diciamo, delegato all'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. Il prefetto a Trieste non è nominato come prefetto italiano, è nominato come prefetto del governo amministratore civile provvisorio del territorio libero di Trieste. La regione qui non può operare come in Friuli o nel Goriziano, come nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone. La regione qui può operare soltanto per i poteri di amministrazione civile provvisoria. Fanno finta di no, ma noi li stiamo adesso riconducendo a questo che è il loro ruolo reale. Se andate a vedere in rete i siti delle prefetture della regione, vedrete che la prefettura di Udine è prefettura della provincia di Udine, la prefettura di Gorizia è prefettura della provincia di Gorizia, la prefettura di Trieste è prefettura di Trieste. Per questo motivo noi non abbiamo avuto a Trieste un prefetto nominato dal 1943, l'ultimo è stato nominato nel 1943, prima dell'8 settembre naturalmente. Lì è finita la prefettura di Trieste, quella regolare, poi c'era il prefetto della RSI, no? Che però non era regolare, e se voi guardate l'elenco dei prefetti di Trieste scoprite che l'elenco si interrompe nel 1943 e ricomincia nel 1964 col prefetto Mazza, anzi no, scusate, con Palamara e poi Mazza, no? Perché? Perché appena nel 1964, la legge che ha istituito la regione, a Trieste viene nominato anche un prefetto, ma un prefetto come organo del territorio libero di Trieste, dell'amministrazione civile provvisoria. E lì non bisogna lasciarsi ingannare da un altro fatto, perché vedete, l'Italia ha raccontato un sacco di balle sullo status del territorio libero di Trieste, però una cosa di cui ci siamo accorti è che le ha raccontate solo qua, a noi. Non è andata mai a raccontarle a livello internazionale perché sono insostenibili. Vi raccontano che la regione ha annesso, la legge costituzionale che ha formato la regione ha annesso Trieste all'Italia perché dice che è costituita la regione nella unità indivisibile della Repubblica Italiana. Solo che se voi andate a vedere le norme, cioè le norme preparatorie della legge e le varie bozze, scoprite, uno, che hanno incluso nella regione, e questo lo si vede anche dal testo di legge, le province di Udine e Gorizia e i comuni di Trieste, eccetera, eccetera, no? Praticamente i comuni del territorio libero di Trieste senza nominarle. Se andate a vedere le bozze preparatorie, scoprite che dicevano esattamente i comuni, le province italiane di Gorizia e di Udine e i comuni dell'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. No.
Dopodiché, se andate a guardare qual è l'unità indivisibile della Repubblica Italiana, secondo la Costituzione italiana, e scoprite che è quella del 1948. La Costituzione italiana è stata approvata il 1 gennaio 1948. Quindi il territorio della Repubblica Italiana definito dalla Costituzione non include il territorio libero di Trieste, come non include più la provincia di Lubiana, Rodi-Lodecaneso, la Somalia, eccetera. La Costituzione italiana entra in funzione dopo il trattato di pace, quindi settembre 1947, entrato in vigore, quindi senza tutti i territori che il territorio, che il trattato di pace ha tolto all'Italia, tra questi il territorio libero di Trieste. Quindi, quando la legge regionale è costruita bene per imbrogliare, dice che la regione costituita nell'unità della Repubblica Italiana, eccetera, eccetera, esclude, non include il territorio libero di Trieste, se no sarebbe anticostituzionale. In più, se guardate uno degli articoli successivi, dice anche sì nel rispetto degli obblighi internazionali. Gli obblighi internazionali sono quelli per il territorio libero di Trieste, no? Quindi, quando noi ci rivolgiamo al commissario del governo della regione, al prefetto e alla regione Friuli Venezia Giulia per Trieste, ci rivolgiamo nelle loro funzioni di amministratori, di delegati all'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. Quindi andiamo a vedere il bluff che hanno organizzato fingendo di essere qui come organi dello Stato italiano. Quindi bisogna avere un momentino di pazienza e di attenzione per capire esattamente cosa sono queste azioni che stiamo facendo come movimento e le azioni che facciamo tutti quanti assieme con queste richieste e anche con la dichiarazione di astensione presentata al seggio e con la richiesta di commissariamento dei comuni di Trieste e di Muggia, praticamente degli organi amministrativi eletti illegalmente secondo l'ordinamento italiano, secondo la legge elettorale italiana e coi partiti italiani, perché anche i partiti italiani qui sono illegittimi. Noi qui dobbiamo avere i partiti del nostro Stato, del territorio libero di Trieste. Ce ne possono essere di tutti i colori che volete, ma devono essere partiti organizzati secondo il nostro ordinamento, che si occupano dei nostri problemi, non dei problemi della Repubblica Italiana. Questa forma quindi di voto, la dichiarazione di non di astensione motivata presentata al seggio, la richiesta di commissariamento, è una piccola grande rivoluzione legale, ha pieno valore giuridico ed è la base su cui costruire poi tutta l'azione successiva. Non è un gesto buttato lì, una sciocchezza o un gesto provocatorio, una cosa fatta per ragioni soltanto di principio. No, è una cosa molto pratica. È una cosa tanto pratica quanto le deleghe alla rappresentanza internazionale provvisoria. Può non sembrare, ma nell'arco di 2 o 3 anni che siamo attivi, analizzando quelli che sono tutti i nostri diritti, abbiamo scoperto cose incredibili nascoste, tra l'altro, no? Siamo già riusciti a mettere in scacco le autorità italiane al punto che non hanno il coraggio di contestarci più che non esista il territorio libero di Trieste. Vi ricordate all'inizio, 2012-2013, ci dicevano non esiste, non è mai esistito, e poi naturalmente siamo andati tanto avanti che adesso non hanno più il coraggio di dirlo, adesso cercano di ostacolare come possono. Figuratevi che abbiamo addirittura trovato, vi ricordate che nelle loro tesi dicevano che non è mai stato costituito oppure che non può essere costituito perché manca il governatore, tutte balle. Abbiamo trovato addirittura un trattato, un accordo bilaterale tra l'Italia, Repubblica Italiana e il territorio libero di Trieste come Stato, dove l'Italia riconosce, che è un accordo del 48 in materia monetaria, dove l'Italia riconosce che dal 15 settembre 1947, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, che dal 15 settembre 1947 è costituito il territorio libero di Trieste, che il governo militare alleato ha le funzioni di governo del territorio libero di Trieste e che è stato costituito nel regime provvisorio previsto dal trattato. Con questo accordo bilaterale l'Italia attua gli accordi monetari stabiliti dall'allegato X del trattato. Abbiamo trovato
le leggi che adeguano l'ordinamento italiano all'esistenza del territorio libero di Trieste in materia di confini, di giustizia, di addirittura ordinamento degli usi civici, di tutto, perché dopo il 1947, quindi il settembre, quando è entrato in vigore il Trattato di Pace, l'Italia ha dovuto adeguare le sue leggi, poi hanno nascosto tutto. Noi abbiamo trovato fuori quasi tutto, uno scavo archeologico dove prima vedi apparire un sasso, poi da scavi vengono fuori vie, palazzi, eccetera. La prima cosa da fare quindi è conoscere questi nostri diritti. Noi pubblichiamo tutto sul sito internet, adesso abbiamo pubblicato anche una copia, un'edizione speciale del giornale Trieste Libera News, proprio per la questione delle elezioni, ma c'è dentro anche altro. Poi bisogna capire come si attuano questi diritti e naturalmente che l'unione fa la forza, no? E che non è che possiamo lì ad aspettare che piombi un Deus ex machina, che scendano i paracadutisti delle Nazioni Unite a salvarci, va bene, ad applicare i nostri diritti. Se no è come uno che si annega, se voi state annegando e non gridate aiuto, penseranno che state facendo immersioni, no? Due giorni dopo si accorgeranno che non siete tornati a galla, no? Però, vedete, prima cosa è conoscere questi diritti, poi bisogna avere fiducia in quello che si va facendo, sapere esattamente quello che si va facendo e bisogna avere anche le idee molto chiare. Lamentare la violazione dei nostri diritti è giusto, ma non è che smuove il buon cuore degli altri stati, va bene, non è che smuove la comunità internazionale. Realisticamente in giro per il mondo la gente viene uccisa, squattata, va bene, torturata, e cacciata, va bene, dalle sue terre, ci sono milioni di profughi in movimento, la violazione dei nostri diritti di cittadinanza, eccetera, non commuove nessuno, è una violazione, dovrebbe essere sanata, ma politicamente, realisticamente non muove nulla. Quello che muove l'interesse degli altri paesi e anche delle Nazioni Unite è il fatto che noi abbiamo due funzioni fondamentali, quella di porto franco internazionale e di centro finanziario internazionale in mezzo qui fra Europa e il Mediterraneo, e che questi nostri diritti sono anche diritti degli altri stati, cioè gli altri stati hanno interesse economico e strategico a che possa finalmente funzionare questo territorio libero di Trieste. E hanno più interesse adesso di quanto ne abbiano avuto precedentemente. Prima la situazione per cui il territorio libero di Trieste è stato creato è rimasta bloccata dalla guerra fredda, poi è rimasta bloccata dai ruoli della guerra fredda dell'Italia e della Jugoslavia, che nessuno voleva scontentare, perché l'Italia era membro NATO e la Jugoslavia era un alleato esterno della NATO. Quindi hanno lasciato tutto stare così, hanno lasciato che la cosa rimanesse in sospeso. Studiando i materiali, i documenti giuridici e gli atti politici, siamo però accorti che in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito sono sempre stati attenti a non cancellare mai il territorio libero di Trieste, hanno lasciato fare delle cose. E perché? Perché evidentemente c'era l'interesse a riattivare questi diritti un domani, quando la guerra fredda fosse finita, quando la situazione si fosse sistemata altrimenti. La guerra fredda è finita, la situazione della Jugoslavia, come avete visto, purtroppo è precipitata come si è visto, anche se lì non c'erano problemi perché la questione zona B comunque veniva chiusa, no? E adesso, nel mondo di adesso, il nostro ruolo di porto franco internazionale è molto più realistico e ha molto più valore di quello che poteva avere una volta. Si sta aprendo l'asse Baltico-Adriatico, si sta aprendo l'asse transiberiano che attraverso Vienna e Bratislava porterà le merci direttamente dal Pacifico. L'asse Baltico-Adriatico non finisce, va bene, nel Mar Baltico, va oltre, perché con lo scioglimento dei ghiacci la rotta artica è sempre più praticabile, quindi le navi possono arrivare sulla costa americana del Pacifico e sulla costa in Giappone, sulle coste cinesi, attraverso l'Artico, facendo un giro molto più breve, e quello passa attraverso il Baltico e poi quelle linee arrivano direttamente a Trieste, a Capodistria e a Fiume, sui ponti dell'Adriatico orientale.
Quindi da un lato la nostra funzione e l'attivazione dei nostri diritti è sempre più interessante per la comunità internazionale. Figuratevi poi cosa significa un centro finanziario internazionale qua. Centro finanziario che non è che si mette in porto franco, non lo corre, perché essendo noi già stato indipendente, tutto lo Stato indipendente del piccolo territorio libero di Trieste è un centro finanziario autonomo, indipendente. E per noi va benissimo, è una situazione meravigliosa, perché questi diritti economici sono condivisi da una popolazione di 240.000 abitanti, al massimo 300.000 domani. Quindi una situazione di vantaggio straordinario. L'attivazione di questi strumenti poi non è che rimane soltanto, cioè non è che fa guadagnare soltanto chi ci lavora dentro, fa guadagnare tutti, perché la circolazione del denaro, del lavoro, si spalma su tutte le attività, dalle più semplici alle più complesse, no? Dalla semplice attività manuale e non qualificata fino al fisico atomico, no? Cioè non, si va a creare uno Stato indipendente, che già esiste, cioè si va a realizzarlo, no? Uno Stato indipendente che non è semplicemente Monte Carlo, va bene, che non è uno degli altri Stati indipendenti, non è semplicemente un regime economico e finanziario diverso, ma un porto franco internazionale con volumi di traffico potenziale enormi. Come Singapore. Non abbiamo nemmeno, come una Singapore appunto d'Europa, senza però milioni di abitanti naturalmente, per carità. Non abbiamo più nemmeno problemi di concorrenza con Capodistria e con Fiume, ma di collaborazione, perché il volume di merci che arriverà attraverso, il volume di traffico che arriverà con l'apertura di questi canali di traffico, basta per tutti. Allora, da un lato c'è un interesse internazionale, stiamo cercando di coltivarlo al massimo, e un'attenzione molto benevola alla piena realizzazione dei diritti del territorio libero di Trieste. L'Italia sa di non avere buona fama nel mondo e di non avere molta benevolenza, sta creando problemi a livello mostruoso con l'inefficienza, la corruzione, eccetera. Noi abbiamo visto un momentino anche delle analisi statunitensi che riguardano l'Italia. L'opinione dei loro analisti è che l'Italia non è più recuperabile appoggiando l'uno o l'altro partito, ma soltanto con operazioni di pulizia della corruzione. E costituisce un rischio strategico per tutta Europa, per tutta l'Alleanza Euroatlantica, perché se questa classe politica italiana corrotta a livelli ormai impensabili anche un tempo è inetta, se fa fallire un paese come l'Italia in mezzo al Mediterraneo, manda ad aria tutti gli equilibri strategici, era già un problema per la Grecia, figuratevi per la penisola italiana anche lì. Il territorio libero di Trieste non c'entra. Il territorio libero di Trieste è così piccolo che toglierlo dalle grinfie dell'Italia non crea nessun problema, no? Ed ha una tale potenzialità economica che riattivarlo completamente conviene. A fronte di questo, cosa sta succedendo? Perché queste cose è bene dirsene, no? Sta succedendo che il governo italiano amministratore ha in piedi un'operazione contraria. Sta tentando, cioè pensava di poter continuare a simulare la sovranità italiana su Trieste, sta tentando di eliminare il porto franco nord e strangolare il porto franco internazionale di Trieste per dirottare questi assi di traffico non su Venezia come ci raccontano loro. Il nostro concorrente non è Venezia, li vogliono dirottare sui porti dell'Italia meridionale che sono in mano della Camorra, della 'Ndrangheta, della Sacra Corona Unita, in parte della mafia siciliana, che sono i porti di Napoli, di Gioia Tauro, di Taranto, di Bari e di Brindisi. Lì si sta creando un polo molto forte che ha molto potere sul governo italiano e sui politici italiani. Potere legale attraverso la massa di finanziamenti di cui dispone, massa finanziaria di cui dispone, e potere illegale attualmente attraverso le corruzioni di mafia della politica italiana, che sono notorie, no? Questa operazione però è passata sinora inosservata. Perché? Perché Trieste non protestava. Noi abbiamo cominciato a protestare, a pubblicare le analisi, mandare in giro per il mondo,
E questa operazione a livello internazionale non piace, perché a livello internazionale questi traffici, i traffici che devono arrivare a Trieste, Capodistria e Fiume, hanno un valore strategico, economico e quindi anche strategico e politico. Ripartire questi traffici fra il territorio libero di Trieste, la Slovenia e la Croazia, la Slovenia con Capodistria e la Croazia con Fiume e Rijeka, è una garanzia, perché se uno dei tre porti per motivi politici o d'altri chiude o ha delle difficoltà, si va sugli altri due. Affidare tutti questi traffici, incanalare tutti questi traffici lungo la penisola italiana ai porti più controllati alle mafie è strategicamente un suicidio, perché significa che questi traffici verrebbero contro, quindi volumi enormi di traffico merci e di movimento finanziario verrebbero controllati dall'Italia e dalla parte peggiore, non peggiore perché sia meridione, anzi, ma peggiore perché quella controllata dalle mafie, da un paese poi che a livelli di corruzione tale da essere completamente inaffidabile. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione, l'operazione sul porto Franconold è una truffa internazionale organizzata per questo, con altri, abbiamo spiegato anche sull'edizione speciale del giornale, con altre conseguenze gravissime per Trieste, perché non solo il patrimonio immobiliare che loro vorrebbero privatizzare andrebbe per lo più in mani dei capitali di riciclaggio delle mafie, ma perché farebbe precipitare il valore degli immobili in tutto il territorio di Trieste. E chi arriverebbe a sfruttare il deprezzamento degli immobili? Ne parlavo pochi giorni fa con un investigatore molto esperto di queste cose, no? E mi ha detto, ma guarda, è impossibile che le mafie non vengano a mettere le mani su questo tipo di situazione. Allora, noi abbiamo un patrimonio di diritti enorme che interessa a livello internazionale se sappiamo proporlo bene e sappiamo muoverci bene. Dall'altro abbiamo un'operazione italiana che non piace a livello internazionale e che sta tentando di strangolarci in questo modo e di richiudere il problema del territorio libero di Trieste facendo arrivare i capitali di riciclaggio delle mafie a loro volta legati ai partiti. Questa è la situazione reale attuale. Su questo c'è un braccio di ferro. Il problema di questo braccio di ferro è che a difendere Trieste purtroppo ci siamo soltanto noi. Noi vorremmo essere molti di più, saremmo felici se tutte le forze politiche e le organizzazioni di Trieste facessero quello che facciamo noi, ma non lo fanno. Il fatto di essere soli, cioè soltanto la nostra organizzazione, che però ha un consenso molto vasto, come si è visto dalle firme raccolte e dall'attenzione della gente, no? È sufficiente. La forza della nostra organizzazione è sufficiente intellettualmente, come numero e come consenso popolare, a risolvere il problema. Non abbiamo bisogno degli altri, non abbiamo paura di essere soltanto noi. Ci possiamo riuscire tranquillamente. Molti sono scoraggiati anche perché hanno visto che in strada non viene più la massa di persone, 8.000, 5.000, eccetera, che veniva una volta. È logico, perché c'è stata tutta una campagna contro di noi, prima per spaventare la gente dicendo che gli toglieranno le pensioni, che perderanno il posto di lavoro, i dipendenti pubblici. Non è vero niente, le pensioni sono obbligate a pagarle per il trattato di pace e anche senza la tassazione. Non è vero che perderebbero il posto di lavoro ai dipendenti pubblici, perché il territorio libero cosa farà? Farà quello che ha fatto il governo militare alleato. È arrivato, ha instaurato il nuovo governo e ha preso quelli che erano prima dipendenti dello Stato italiano e li ha trasformati in dipendenti del territorio libero di Trieste, del governo militare alleato. È logico che non citeremo i ladroni, va bene, però tutte le persone che onestamente lavorano nell'amministrazione pubblica non devono aver paura di perdere il posto di lavoro, perché sono necessarie, no? In questo braccio di ferro non bisogna commettere degli errori. Allora, la parte italiana ha cercato di
far commettere degli errori ad alcuni dell'area indipendentista e ha cercato di far credere all'estero che questi errori siano reali. Allora, gli errori sarebbero, uno, rivendicare la zona B, perché significherebbe, a parte il fatto che è giuridicamente fuori possibilità, significherebbe mettere in discussione i confini con la Slovenia e con la Croazia. Questo a livello internazionale non lo vuole nessuno e sarebbe assurdo, oltretutto non si serve, no? L'altro errore è far credere che noi siamo un gruppo violento, cioè delle persone che cercano di realizzare le cose non con gli strumenti del diritto ma con atti di violenza. Nessuno vuole disordini a livello internazionale. La terza cosa da non fare è immischiarsi con gli indipendentismi italiani o di altri paesi, che con noi, con i nostri diritti, con il nostro problema non c'entrano niente. L'Italia ha cercato di far credere che se si realizza tutti i diritti del territorio libero di Trieste, allora l'Italia esplode perché tutti gli indipendentismi vogliono la stessa cosa. Non è vero. Noi siamo già uno Stato indipendente, gli altri hanno i loro problemi. Possono esserci simpatici o antipatici, ma non c'entra nulla. Alcune persone nell'ambito indipendentista hanno commesso tutti questi errori. Hanno predicato l'uso della violenza, gli atti dimostrativi. Hanno rivendicato la zona B, hanno fatto alleanze con gli indipendentisti italiani. E l'Italia ha cercato a livello internazionale di far credere queste cose portando dei dossier, perché questo hanno fatto, che mostravano foto, documenti di questi signori. Noi siamo riusciti a far capire a livello internazionale che quelli sono quattro gatti, non c'entrano niente, e che il movimento indipendentista vero e quello di voi Trieste è semplicemente i suoi diritti. Questa non è una posizione egoistica negativa, a parte il fatto che gli altri indipendentisti italiani non ci hanno mai aiutato, piuttosto noi abbiamo qualche volta simpatizzato con loro, ma noi abbiamo, questo è un atto di responsabilità, noi abbiamo da risolvere il problema dei nostri 240.000 concittadini. Non possiamo accollarci i problemi degli altri. Su 240.000 abitanti, poco più che a Trieste, noi abbiamo calcolato che le persone in difficoltà economiche, da gravissime a gravi o crescenti, sono fra le 80 e le 100.000. Questa è la nostra responsabilità principale, questo va detto, e questa gente, l'unico modo per salvarla, per salvarci, è realizzare questi diritti. Non abbiamo un altro capitale realizzabile. Cosa facciamo? Andiamo a fondo con la corruzione del sistema italiano? Noi siamo come una barca, va bene, che può navigare tranquillamente con le sue forze, bene attrezzata, tutti i mezzi, anche l'equipaggio, e che è agganciata a una grande nave, enorme nave, transatlantico Ruggine, che sta affondando. Dobbiamo tagliare la gomena, chiaro, che ci tiene attaccati. Non è un atto di egoismo, è un atto di, scusate se lo ripeto, responsabilità verso la nostra gente. Noi abbiamo da risolvere i problemi dei nostri disoccupati, dei nostri figli, del futuro dei nostri figli, dei nostri anziani, i problemi della nostra gente. Questo è il nostro compito. Dopodiché, sui problemi dell'Italia, bene, arriverà il momento che leggeremo sulle cronache dall'estero, diremo poveri, si dispiace, manderemo, come si faceva al tempo dell'Austria, dal Friuli austriaco e da Trieste si mandavano le carovane di soccorso con i viveri per il Friuli italiano che era in miseria, immiserito dalle tasse italiane. Dopo potremmo anche aiutare, nessuno dice, ma adesso dobbiamo aiutare noi stessi. Quindi dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri diritti, senza avventure, senza zone B, senza contatti con gli indipendentismi italiani, senza nessun tipo di violenza, perché abbiamo tutti gli strumenti per riuscire. Qualcuno dice sì, ma le carte non servono a niente, che vuoi fare qualcosa. No, no, le carte servono a come? Li abbiamo messi in scacco. Pensate a cosa sarebbe stato, io per ragioni anagrafiche me ne posso rendere conto, fare quello che stiamo facendo adesso 30 anni fa. Si avrebbero messi in galera subito, ci avrebbero accusato di avversione, eccetera, hanno tentato di farlo, ma non è andata bene stavolta, no? E noi adesso stiamo mettendo i cartelli sui confini con scritto territorio libero di Trieste, va bene, in italiano, in sloveno, in inglese, con tutte le leggi sotto.
riescono a contestarci soltanto i supporti ma non i contenuti. Abbiamo riempito il commissario del governo di quasi 2000 o più adesso richieste a cui non sa rispondere. Abbiamo formato la rappresentanza internazionale e aperto la procedura di accreditamento alle Nazioni Unite senza che l'Italia sappia o possa dire qualcosa. Hanno tentato soltanto manovre così di disturbo. Adesso sabato arriverà Renzi per firmare un accordo con Cosolini, Saracchiani sulla guida del porto, ma può attaccarlo a chiodo quell'accordo. Non hanno ancora la proprietà del porto Franco Nord e non riusciranno ad averla perché abbiamo già studiato tutto lo sbarramento giuridico per applicare. Hanno pubblicato l'altro giorno la loro richiesta sul BUR e adesso parte immediatamente tutta una serie di azioni che gliela bloccheranno. Non hanno la proprietà e non l'avranno mai. E se riuscissero a iscriversi, a tavolarsi la proprietà, non varrebbe niente nemmeno l'iscrizione, perché passiamo al ricorso internazionale con le sedi giuste e con le procedure giuste, che sono quelle del trattato di pace. Cioè, in pratica, questi hanno messo in piedi un bluff gigantesco. Noi siamo andati a vedere il bluff e adesso l'abbiamo scoperto e non funziona più. L'unico modo che hanno per farlo funzionare ancora è far star zitti noi, eliminarci, ridursi di numero e ridursi al silenzio. Bene? Noi teniamo duro, ovviamente. Come avete visto, andiamo avanti in continuazione, basta guardare le cose che pubblichiamo sul sito, però occorre che anche i cittadini in qualche maniera partecipino. Anche questo deve essere chiaro, non si chiedono eroismi a nessuno. Non si chiede a nessuno di fare cose che possano danneggiare la sua vita o il suo lavoro. Chiunque faccia avere soltanto quello che può. Quello che può essere anche simpatizzare, può essere regalare un euro, va bene, per, di contributo, può essere fare la dichiarazione di non voto attivo, può essere esporsi anche in manifestazioni, ma noi non vogliamo danneggiare i nostri. Alcuni dicono sì, ma le imprese non si espongono. Per forza che non si espongono, perché chi ha un'impresa ha la responsabilità dell'impresa, della propria famiglia, dei dipendenti. È sbagliato chiedere, pretendere che chi non può esporsi si esponga. Noi dobbiamo vincere sconfiggendo il nemico, mica fa danni a noi stessi, no? Però, ecco, se ciascuno di noi fa quel poco che può, anche se è pochissimo, comunque aiuta. Anche solo di diffondere l'idea, la conoscenza delle cose, è già un aiuto enorme. Dopo, chi può esporsi di più si esporrà. Noi abbiamo scelto di esporsi, ci esponiamo. No? Chi si espone però deve sapere quali rischi corre, perché questo è onesto, e questo va fatto e va detto. No? E guardate, siamo a buon punto, ci stiamo riuscendo. Se noi adottiamo questo schema, rimaniamo su questo schema e lavoriamo con ancora un po' di tenacia, penso che non manchi molto a vedere riconosciuti i nostri diritti in maniera poi irreversibile, non così, no? In maniera irreversibile, in maniera da innescare il procedimento di attuazione completa dei diritti del territorio libero di Trieste. Ancora una cosa, scusate, sto qui anche troppo in chiacchiere. Dicevo prima che molti mi sono preoccupati, demoralizzati, perché non hanno più visto la gente in strada. Ma guardate che la gente non è che è sparita, sta semplicemente alla finestra, aspetta di vedere dei risultati a un momento buono, sarà anche in piazza, in maniera pacifica, ma la vedrete anche fisicamente. I contatti su internet che noi abbiamo stanno crescendo in maniera esponenziale. Questo significa che la gente va a vedere, la gente si interessa. Non abbiamo bisogno che venga a sventolare bandiera, a gridare in piazza con i tamburi, tipo manifestazione sindacale. Prima o poi potrà anche essere necessario mostrarsi. No? Ma l'attenzione c'è, l'attenzione è enorme. Guardate che solo per la richiesta di nomina del governatore e di sostituzione del governo italiano con quello austriaco, cos'era da tranne un anno e mezzo fa, due anni fa, abbiamo raccolto 15.000 firme. Chi a Trieste ha raccolto 15.000 firme, scusate? Sulla cosa del genere. Cioè, non dobbiamo pensare che il fatto che non si vedano risultati concreti, evidenti, non significhi che si sta perdendo. È l'esatto contrario.
perché i risultati dell'azione internazionale sono ovviamente riservati e rimangono riservati fino a che non ci sono degli atti formali. E il risultato di vittoria, il segno di vittoria evidente è che quello che stiamo facendo non ha più reazione del nemico, dell'avversario. Guardate, una volta queste cose non potevi nemmeno accennare, ti passavano per antitaliano, ti tirizzavano, io ho esperienze di questo tipo, no? Piuttosto abbondanti e prolungate. Adesso stanno a guardare, stanno buoni, stanno zitti. Quindi stiamo in realtà vincendo. Non bisogna farsi l'illusione che si possa vincere così, senza lavorare, senza impegnarsi ciascuno, ripeto, anche nel minimo delle sue possibilità. Questa cosa del voto, quindi, è un passo importante. Spero di averla spiegata abbastanza bene. Il resto sta sui moduli, sta sul giornale che è in edicola. Domani mattina viene fatta un'altra distribuzione di rifornimento alle edicole, perché il giornale è praticamente esaurito. Quindi, di nuovo, il numero del giornale, andranno altre 800 copie, ne abbiamo già date 4.000, no? E nuove locandine, e quelle locandine hanno fatto un effetto strabiliante. E i nostri volantini con su scritto mandiamoli via tutti vengono accettati, la gente rifiuta quella dei partiti, si vede questa prima, no? Questo è un passo importante. Io non posso dire, non so in quanti saremo a fare questa procedura della dichiarazione di astensione motivata al seggio. Non è una procedura semplice, no? Richiede un certo lavorio, richiede di essere studiata un momentino, non è che uno la fa facilmente. In passato eravamo riusciti a fare circa 2.000 di queste, in altre elezioni, 2.000 di queste dichiarazioni di astensione. Naturalmente una parte delle persone che seguono il movimento e di coloro che vogliono la realizzazione del territorio libero in pieno semplicemente si asterrà, no? Grande massa sarà quella degli astenuti del nostro seguito, no? Però è importante che a livello dimostrativo siamo il più possibile a fare questa operazione qui. Il resto sarà poi appunto alla capacità strategica che riusciamo a sviluppare poi per utilizzare tutti questi strumenti e gli altri che abbiamo già prodotto, la dichiarazione dei diritti, adesso faremo anche una dichiarazione di autotutela per le questioni di Equitalia, insomma stiamo lavorando su più fronti, ci perdonerete se non riusciamo a fare tutto perché è una massa di lavoro francamente enorme, siamo lì in Piazza della Borsa dalle 9 di mattina alle 8 di sera ogni giorno, qualche volta si va a casa la domenica pomeriggio, questo è, no? Però guardate, ne vale la pena, noi siamo convinti che ne valga la pena, siamo convinti che sia un dovere. Speriamo di riuscire a comunicare questa sensazione al maggior numero di concittadini possibile e vi saremo grati se potrete mandare avanti cioè ciascuno nel proprio ambiente, sul proprio lavoro, sui propri conoscenti questo messaggio e questo impegno. Ecco, scusate, vi ho tenuto anche per troppo tempo per spiegare queste cose, ma mi sembrava necessario spiegarle appunto con chiarezza nella maniera più efficace possibile. Grazie per l'attenzione.